Ciao! Bentornati su Unnecessary Pixels, là dove nessun pixel è mai giunto prima. Io sono Paolo, lui è Max e oggi parliamo di Interstellar Rift. Oh, mamma mia, questo gioco che è super complicato. Allora, questo qua è un gioco che io dicendo manda in accesso anticipato. In accesso partiamo anticipato, dalla base, ce l'hanno mandato e io l'ho installato così, dicendo ma sembra carino. L'ho giocato, ho provato e ho detto ma non capisco un cazzo. Esatto. Non funziona, non va, aspetto che gli facciano più contenuti. Sì. Poi ho aspettato qualche mese, ho rilanciato e ho detto non funziona. Però online vedevo delle robe, dei video di robe che facevano cose strane. Ho detto ma non capisco. E ho scoperto che c'era un menu a un certo punto che sbloccava tutto un mondo di cose. Sì. E ho detto va bene, ho provato ad andare nel menu e ho scoperto un mondo dietro questo menu di, che ero nello specifico, il menu attivava il teletrasporto e mi portava in un altro posto, in un mondo di cose. Ho detto mamma mia che casino. Anche io ho avuto l'idea più intelligente che può fare una persona che gestisce un canale YouTube quando si presenta un gioco così complicato, così che richiede così tante ore per essere un po' sviscerato, per poterne poi parlare a voi, ed è stata quella di dire a Max, vabbè Max, questo guardatelo tu. Esatto. Allora, cos'è Interstellar Rift? Detta brutta, ma proprio brutta, sì. È il cugino scemo di Elite. Ma anche un po' di Minecraft. E anche un po' di Minecraft, perché? Perché noi siamo in questa stazione spaziale, dobbiamo costruire la nostra brava noi astronave. Siamo persona, non siamo stazione spaziale. Noi siamo in una In questa stazione spaziale, dobbiamo costruire la nostra astronave e poi vagare per il cosmo. Possiamo sia andare a fare combattimenti contro gli altri giocatori, sia semplicemente esplorare per vendere quello che troviamo. Dove troviamo le risorse? Le troviamo all'interno degli asteroidi. Noi in questo momento siamo in una stazione, quello che state vedendo, siamo in una stazione mineraria. Io peraltro mi sono reso conto di star fottendo allegramente quello che avevano costruito altri giocatori, che avevano preso altri giocatori, ma non importa, se lo lasci lì è per tutti. Siamo in una stazione mineraria all'interno di un campo di asteroidi. Quello che andiamo a fare in questa prima fase del gioco è andare a recuperare gli asteroidi, capire, minarli, prendere le... come si dice, le risorse grezze. Prego. E raffinarle in quello che ci serve. In questo momento io sto facendo da questa parte, in questa raffineria, l'idrogeno, in questa raffineria invece sto facendo i lingotti di ferro. Chiaramente, come in tutti questi bei giochi in cui si costruiscono le cose, combinando varie risorse si ottengono prodotti nuovi. Ad esempio, combinando i lingotti di ferro e il carbone si ottiene l'acciaio. Ok. A cosa ci serve tutto ciò? Ci serve a costruire la nostra prima nave, che con enorme fantasia si chiama piccola nave, la small ship. Ok. Che non serve né più né meno che a spostarsi da un punto all'altro del sistema in cui ci troviamo. Per fare questo bisogna ripetere questa procedura un bel po' di volte. Io la prima volta ci ho impiegato una buona mezz'oretta di lavoro, quindi semplicemente fare, prendi il minerale, metti il minerale, fine il minerale, sposta il minerale, invia il minerale dall'altra parte. Esatto, né più né meno. Una volta che abbiamo quello che ci serve, lo mettiamo dentro il vault. Dal vault poi la stazione mineraria prenderà in automatico quello che gli serve per creare la piccola nave. Ok. Altra cosa che bisogna fare chiaramente è dare del carburante e avere dell'ossigeno da respirare su questa nostra astronave. Può essere utile, se non è un sasso. Esatto. Volante. Quindi bisogna anche creare il carburante e l'ossigeno. Il carburante e l'idrogeno nel caso della piccola nave. Come possiamo trasportarlo direttamente all'interno della nave? Molto semplice: si va sui teletrasporti, si mette quello che vogliamo appunto spostare sul teletrasporto, si seleziona o il motore per caricarlo direttamente oppure una base di stoccaggio che è di fianco al motore. Questa è una cosa che mi ha impiegato più o meno un'ora per essere capita. Ok. Una volta che saliamo sopra l'astronave avete fondamentalmente un intero sistema, non voglio dire universo perché non sono ancora andato così lontano, e ci ho giocato una decina di ore buono. Ok.
Ecco, adesso sto andando proprio a posare nella riserva quello che ho fatto di idrogeno, giusto per farvelo vedere. Una volta che abbiamo appunto riempito la nostra nave di carburante, che cosa facciamo? Semplicemente si vola da una parte all'altra del sistema. Io ho scoperto un paio di astronavi. Una nave di scambio commerciale e una stazione di scambio commerciale. In quel momento ci si apre veramente l'universo perché possiamo acquistare altre risorse per fare altre navi, per avere anche degli armamenti intorno alle navi e quindi andare a fare battaglia con altri giocatori. È tutto qui. Sembra molto semplice, vi assicuro che è lungo e molto laborioso, c'è da farsi veramente il mazzo semplicemente per fare la nave piccola. Non oso immaginare che cosa bisogna fare per fare le navi più grandi, ma sarà il mio prossimo obiettivo. Il sistema di controllo, vabbè, per quanto riguarda l'andare a piedi è il classico sistema di controllo, quindi uno spazio si salta, WASD ci si muove e via dicendo. Per quanto riguarda l'astronave è un pochino più strano. Con la W e la S si imposta la velocità, rispettivamente si aumenta e si decrementa, con la X si azzera del tutto. Qui vedete la stazione mineraria da fuori. Con la S e la D chiaramente si sposta e si fa lo strafe di lato, invece con Q ed E si inclina l'astronave, ci si gira proprio. Dei pilotoni classici da Da shooter, spaziale. esatto, da dogfighting nello Esatto. spazio. Un'altra cosa che c'è da dire sui viaggi spaziali è che sono dei veri viaggi spaziali, nel senso sono molto lunghi. Io per muovermi di 200 km ci ho impiegato un buon 20 minuti, che è abbastanza normale. Quindi per dire, non dico che è da una parte all'altra del sistema, ma ci siamo abbastanza vicini. Ci ho detto, la nave è equipaggiabile con diversi sistemi che ancora purtroppo non ho sbloccato, che possono essere sia gli armamenti sia i sensori per capire che cosa c'è nei vari asteroidi e quindi fermarsi in quella stazione mineraria per minare quello di cui si ha bisogno. Una cosa bellissima del gioco è che ha una comunità davvero molto attiva. Di conseguenza, sì, non credevo. Perché sui server tendenzialmente non ho mai incontrato tante persone. Trovo tanti server americani per cui quando gioco io loro non giocano, che è possibilissimo. Oppure è il gioco che al momento è un po' vuoto, ma ne merita tantissimo. Ma ci arriverò dopo a spiegarvi Abbiamo fatto 8 minuti di introduzione di questo gioco. Sì, Abbiate perché pazienza, ma è un gioco è complicato. veramente complicato. Perché vi dico che la community è importante? Perché la community tramite lo Steam Workshop costruisce le navi. C'è anche questa possibilità, possiamo costruire le nostre navi, o almeno fare il design delle nostre astronavi, che poi vanno costruite. Quindi bisogna acchiappare tutti i vari materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Ho visto delle opere enormi, gigantesche. C'è uno che si è fatto un'astronave che è una stazione mineraria che vaga. È bellissima, quello è il mio prossimo obiettivo. Solo che per fare l'astronavina piccolina capite che ci va una mezz'oretta. Per fare queste cose enormi ci va molto più tempo perché bisogna davvero metterci per cercare tutte le varie risorse. La cosa bellissima, secondo me, è che è da fare con un amico. Assolutamente, da giocare con un'altra persona, meglio un altro paio di persone. Anche perché la nave, quando bisogna fare il design, è molto complicata da realizzare, ma dà una soddisfazione davvero infinita. Ho provato a fare qualcosina, ho un design che sto portando avanti piano piano, ma bisogna tenere in considerazione veramente un sacco di cose, perché non è il classico Quelli dal tuo editor. ship. Sì, questa qua è la small ship, che si può vedere dall'esterno. La carretta. Una carretta dallo spazio, veramente. È la 1 dello spazio. Appunto dello È la spazio. 1 Fire dello spazio, giuro. Tenendo conto dentro al design di tutte queste cose, bisogna tener conto del supporto vitale, del motore, dello stoccaggio dei beni.
veramente una marea di cose. Anche perché lo spazio è buio, quindi bisogna mettere le luci giuste, perché non ci puppi troppa energia da farci rimanere a piedi. È complicatissimo. È davvero complicatissimo. Okay. Il teletrasporto non glielo vuoi mettere, sennò come te muovi da una nave all'altra? È certo, sono tutte cose che vengono in mente piano piano, mentre che si esplora, nel mentre che si avanza nel gioco. Graficamente è davvero impressionante, perché nella sua semplicità di essere fondamentalmente a cubettoni riesce a dare quel feeling da futuro, da qualcosa che si sta costruendo. Fatto questa scelta un po' ardita, ma secondo me intelligente, di praticamente eliminare le texture. Sì, assolutamente. Non c'è una texture a pagarla. No, ce n'è pochissime. Però fa effetto spazio e cioè, sta benissimo, non ne senti la mancanza. No. Sembra davvero di vivere in 2001 di essere nello spazio con più colori. Sì. una cosa che ho apprezzato veramente tanto è che i menu non sono menu di HUD, ma sono menu. Cioè tu vai davanti al computer, guardi lo schermo c'è un menu sullo schermo, e tu quando lo inquadri il centro dello schermo diventa un mouse, diciamo, e clicchi sul menu dello schermo. L'ho trovata veramente bella come soluzione, mi è piaciuta, la trovo veramente molto immersiva e non c'è il tasto E per far venire fuori un menu che non esiste. No, esatto. C'è il tasto per far venire fuori il menu, che è un computer legato al braccio del protagonista. E anche questo è un menu, cioè sì, esatto. Lo tratti come un menu. Tant'è vero che bisogna andare a guardare con il mouse, quindi con la visuale, andare a puntare, come sto facendo in questo momento, le varie cose. Questo qua è il centro, il trading center. Okay. Uno dei trading center, quello piccolino, dove si possono fare acquisti con i crediti. Chiaramente si parte con zero crediti, quindi bisogna minare più del necessario quando si costruisce la small ships per andare a vendere quello che ci è avanzato per fare un po' di soldi. Certo. Soldi che servono sia per gli scambi sia per riparare l'astronave. Ok. È uno di quei giochi che veramente c'è, per capirlo bisogna giocarsi una decina di ore. Ok, ti faccio una domanda, infatti la mia analisi iniziale era giusta. Ti faccio una domanda, la parte di esplorazione, sì, quanto è soddisfacente? Nel senso, tu fai la small ship, poi parti nello spazio, ma nello spazio, sì, c'è qualcosa da vedere, qualcosa con cui interagire, a parte una stazione di scambio qui e là, o è tutto esco, mino, scambio, scambio, mino, esco, scambio, mino, entro, scambio, mino, costruisco una nave, esco, mino, scambio, esco, nei mino, miei viaggi, sì. Mi è capitato di imbattermi in dei droni da controllo, dei droni guardiani. Ok. Che erano abbastanza lontani per non rompermi eccessivamente le balle. Sentivo, okay, che entravo nei loro sensori, ma ok, sei abbastanza distante, non ti rompiamo troppo, okay, i maroni. Ho visto cercando di capire bene che cavolo stesse succedendo in questo mondo, ho visto dei gameplay, effettivamente ci sono anche dei dogfighting. Cioè, okay, ci possono essere dei giocatori che vedono che magari la tua nave ha più idrogeno di quello che serve nel motore, quindi ti attaccano per fregarti di idrogeno. Ok. Però fondamentalmente è una roba che basa tutto sul commercio, su diventare ricco, cioè l'obiettivo, diciamo, è diventare più ricco. L'obiettivo è esplorare, né più né meno. È una cosa che io mi diverto un sacco, anche perché questo frangente no, perché stavo registrando chiaramente. C'è stato un momento nel mio che diavolo sta succedendo, quindi non registro perché sennò faccio casino, sì. In cui mi sono messo in viaggio, ho puntato la direzione, è stato appunto quella ventina di minuti in cui la mia astronave fli andava avanti, e io sono andato tranquillamente a farmi un paio di cavoli miei in casa. Ogni tanto buttavo l'occhio sullo schermo per vedere che non ci fosse nessun asteroide, nessun macigno spaziale sulla mia rotta, e a posto così. Nel caso spostavo un po' la mia rotta e aggiustavo e lo lasciavo andare. Cosa che si può fare anche in game, peraltro. Nel senso che io posso impostare la velocità, impostare la direzione, uscire dalla console di pilotaggio, andare, che ne so, a fare rifornimento al motore piuttosto che a controllare il life support e quant'altro. Qui stavo controllando i motori, tanto per dire. Ed è una cosa di un realismo assurdo per un gioco che di realistico a livello di grafica c'ha poco e niente. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo.
Ok, finora vi ho detto tutto quello che c'è di bello da sapere su Interstellar Rift. Ma arrivano le note negative. Ok. Ok, le note negative. Il tutorial che non c'è, ti prego. L'hanno messo. L'hanno messo dall'ultima volta che l'abbiamo giocato insieme. Hanno messo un tutorial che non serve a niente. Ma mettete un tutorial utile ai propri amici. Serve semplicemente a spiegare le basi del minare. Le basi del costruire. Non dice assolutamente che per far muovere la nave c'ha bisogno di qualcos'altro. Io ho dovuto cercare una guida. Costruisci un sasso spaziale. Guarda, c'è un ragazzo che si è messo a fare una guida su Steam meravigliosa, dove dice passo passo che cosa fare per cominciare a giocare. Quindi per avere la small ship e viaggiare. Queste le prime 5 ore di gioco. Le mie prime 5 ore di gioco. Sì, sì, sì. Chiaramente. No, vabbè, adesso scherzi a parte, è la prima oretta di gioco. Ok. Seguendo quella roba lì. Quindi il tutorial che è sicuramente da migliorare. Questo dicendo è un difetto che è figlio del suo essere in accesso anticipato, per giunta in alfa. Tutto quello che state vedendo è un alfa, non è neanche una beta. Ragazzi, c'è che deve farsi esplodere il cervello sta roba. È che il gioco crasha. Crasha tanto. Questa giocata che state vedendo è stata molto fortunata, perché sono arrivato all'oretta e mezza tranquillo, senza che succedesse niente di tragico, senza che crashasse all'improvviso. Perché quello effetto di luce sullo scudo. Sì, 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 te l'ho detto, graficamente ha dei tocchi di classe, niente male. Ma anche soltanto tutta l'illuminazione interna della cabina di pilotaggio. Sì, assolutamente. Veramente fatto benissimo. Altro difetto è che è veramente troppo lungo fare la nave. Troppo. Io sono dell'idea che almeno la prima nave deve essere una cosa veloce da fare, e in più di base nel gioco design non ce n'è, c'è soltanto questo, tutto il resto bisogna costruirselo, per cui o bisogna costruirselo o bisogna avere la pazienza di andare su Steam Workshop a spulciare tutto quello che c'è e scegliere una roba. Esatto. Che dici, ah, faccio questa. Vedi, adesso sto mettendo il carburante dentro il motore, pric, a posto, e me ne posso andare. Quella è la stiva dove c'è il motore, lì a sinistra c'è il supporto vitale, ma conosco a menadito sta astronavicella. Ci sono anche tante cose inutili. Sempre in questa piccola astronave c'è una sala con un finestrone sullo spazio che non serve assolutamente a niente, che è questa sala qua. Si entra allo spazio, che bello, fine. Sta la meditazione, sì, chiaramente, sì. Dove parli esatto. Con gli altri. Sì, credo che sia una sottospecie di cabina nelle intenzioni. Lei credo sia una sala riunioni, cioè dove ti trovi, guardi fuori, ti rilabbi una bibita. Il bello del gioco è davvero costruirsi la propria astronave con una pazienza infinita e costruirla e poi andare in giro per lo spazio. Sì, io spero che questo gioco qui riceva tanto amore da parte del pubblico, in maniera che gli sviluppatori possano dargli tanto amore e mettere tantissimo contenuto. Perché è un gioco, secondo me, che con tanto contenuto, con tanti pianeti, tante robe da visitare, tante cose da esplorare, tanti eventi, tante cose, diventa un gioco bellissimo. Sì, 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 sì. E vale 10 volte il prezzo che costa. Sì. Cioè, non... Ecco, pianeti non ne ho visti. Eh no, ma immagino che saranno più in là. Ci potrà essere in futuro se non ci sono adesso. Pensa se c'è un motore iperspazio. Madonna, devo controllare un sacco di roba. Veramente. Cioè, è un gioco che dà l'impressione di essere così vasto e così curato che non mi stupirebbe ci fosse più di quello che hai visto tu in 10 ore. Capito? Sì. Cioè, io però, ne sono convinto. Se non c'è, ci deve davvero essere un mondo, un universo da esplorare. Perché è un gioco ambiziosissimo, perché è un gioco che è curato in maniera tale da far pensare che le ambizioni possano essere in qualche modo soddisfatte, almeno in parte, e non vedo l'ora che sia così. Sì, sono d'accordo, è molto supportato al momento, perché almeno una volta ogni 2-3 settimane c'è un aggiornamento dell'accesso anticipato, per cui si vede che ci stanno lavorando sopra. E davvero per 15 euro fatevi questo regalo, se vi piacciono chiaramente i simulatori spaziali, e dateci un'occhiata, perché è fatto... Quanto costa? 15 euro. 15 euro fatto dagli Split Polygon, che a cui davvero chapeau, ragazzi, avete fatto un lavoro eccezionale. Cioè, tutta questa roba in un 15 euro, in un fascio prezzo 15 euro è incredibile, trovo che sia pazzesco. Non mi aspettavo. Questo è il classico gioco che
Uno quando lo chiede, chiede la chiave per il canale, dice: io so già che nel 95% dei casi starò chiedendo una merda tremenda, perché è un progetto ambizioso, perché sembra di esserci tutto, e quando sembra di esserci tutto lanci il gioco e c'è niente, capito? Ci sono neanche i poligoni che sa che vanno a contatto giusto. Uh-huh. E invece sotto quel punto di vista invece, è perfetto, ed è in alfa. Chapeau. Davvero. Chapeau agli split polygon. Sì. Sì, davvero, tantissimo. Va bene, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire di Interstellar Rift? No, perché ce ne sarebbe da parlare tanto di più. Però speriamo di avervi dato un'idea di com'è Interstellar Rift abbastanza da giustificare il vostro andare a curiosare e dargli una chance anche se in accesso anticipato. Da Paolo e Max è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Unnecessary Pixels. Ciao!